Che bello! Adesso parla l'esperto! Dai, casa stronz! La cosa bella del weekend che si sta avvicinando è il fatto che io, il massimo esperto di birra nel mondo, oggi possa godermi in maniera totale quella che è la festa della birra qui a Pinerolo, Birra Dech. E guardate, sentite che silenzio che c'è, sento soltanto mastri birrai che spillano birra, non c'è traccia di quel bambino pustoloso infetto che da mesi ormai mi stava frantumando le ghiandole ovoidali. Ciao espertone, come va? Oddio, perché vuoi punirmi? Andava bene fino a 20 secondi fa, te lo giuro, adesso la mia vita ha preso una piega decisamente drammatica. Io sono qui che giro per Birra Dech Pinerolo e vorrei tanto, sai, chiederti tante cose, però oggi voglio chiedertene una in particolare, caro espertone, perché sai, girando tra i birrifici di Birra Dech, che non mi danno la birra ovviamente perché sono minorenne, è uscito un dubbio nella mia vita. Ma caro espertone, perché non mi esponi i vari stili brassicoli? Vorrei tanto sapere lo stile Pils. Me lo dici, espertone? Dai, dai, dai! Va bene, va bene. Allora, lo stile Pils, Pilsner, Pilsener, è uno degli stili dal gusto più pulito. Per intenderci, è quella che il publican vi potrebbe spillare se chiedete una birra normale. La birra è chiara, molto luppolata, a volte speziata. È la birra rinfrescante per eccellenza e ha una buona carbonazione, cioè è frizzantina. Gradazione alcolica del 5% circa. Grazie espertone, però io voglio, ho tanta sete, oltre che di birra, anche se non la posso bere, di conoscenza. E vorrei tanto sapere anche lo stile Bock. Lo stile Bock è lo stile in cui rientrano la Double Bock, la My Bock, la Ace Bock e la Bock tradizionale. La birra può essere sia chiara, come la May Bock, sia scura. In generale ha un gusto molto maltato e rotondo, appena amaro. Ha un corpo medio pieno e la carbonazione va da bassa a moderata. Gradazione alcolica dai 6 gradi in su. Una su tutte? La Dead Guy Ale della Rogue. Ho risposto? Me ne posso andare? Ti posso mandare a quel paese per l'ennesima volta e posso godermi la festa, grazie? Dai, dai, espertone, dai, dai, io voglio ancora sapere, dai! Uno stile che mi piace tanto perché mi piace tanto la parola è lo stile trappista. Lo stile trappista, o anche Strong Belgian Ale, non indica uno stile in senso stretto, ma il luogo in cui è fatta la birra, cioè all'interno di un monastero di monaci trappisti. Inoltre, per chiamare una birra trappista, l'intera produzione deve essere supervisionata dai monaci e il ricavato della vendita deve essere poi utilizzato dall'ordine per opere caritatevoli. Parente stretto della trappista è la birra d'abbazia, cioè una tipologia ampia che in origine definiva le birre prodotte nei monasteri belgi e olandesi. Oggi il rapporto con le abbazie spesso non esiste più e le birre sono prodotte con la concessione di una licenza rilasciata dall'abbazia stessa. In questo caso abbazia è solo un marchio, ma esistono ancora esempi in cui con questo termine si garantisce il rispetto delle antiche ricette. Gradazione alcolica dai 5 gradi in su. Grazie mille espertone, ma sappi che ce ne sono tanti di stili, quindi la prossima volta continuerai a raccontarmeli tutti. Bene, grazie per avermi dato questa bellissima notizia, credo proprio che ascolterò il consiglio di mio cugino Mohamed e andrò ad arruolarmi nell'ISIS. All'Akbar! Che bello! Adesso parla l'esperto! Dai, casa stronz!